Good morning. It's January 1, 2021. And if you can believe it, 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 if you can believe, if you can believe, if you can believe, if you can, if you, 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 you. It's a Friday once again. Not only is it a Friday once again, it's the last Friday of the year 2021, a year that started with a Friday. It's a big Friday year. Good morning. It's August 20, 2021, and if you can believe it, it's a Friday once again. You can believe it, it's a Friday once again. And if you can believe it, it's a Friday once again. And if you can believe it, it's a Friday once again. And if you can believe it, it's a Friday once again. And if you can believe it, it's a Friday once again. And if you can believe it, it's a Friday once again. Good morning. It's April 30, 2021. And if you can believe it, it's a Friday once again. Good morning. It's May 7, 2021, and if you can believe it, it's a Friday once again. Good morning. It's May 14, 2021, and if you can believe it, it's a Friday once again. Good morning. It's May 21, 2021, and if you can believe it, it's a Friday once again. Good morning. It's May 28, 2021, and if you can believe it, it's a Friday once again. Good morning. It's June 4, 2021, and if you can believe it, it's a Friday once again. If you can believe it, it's a Friday once again.
It's a Friday once again. Can't believe it. It's a Friday once again. If you can believe it, it's a Friday once again. If you can believe it, it's a Friday once again. Good morning. It's April 30, 2021. And if you can believe it, it's a Friday once again. It's October 1, 2021. It's already October. And if you can't believe it, it's a Friday once again. And if you can't believe it, it's a Friday once again. Good morning. It's October 1, 2021. It's already October. And if you can't believe it, it's a Friday once again. And if you can't believe it, it's a Friday once again. Hey, Mr. and Master Lynch. Easy reading. Let's go. Good morning. It's October 8th, 2021. And if you can't believe it, it's a Friday once again. It's October 15th, 2021. And if you can believe it, it's a Friday once again. And if you can believe it, it's a Friday once again. It's November 12th, 2021. And if you it's a Friday once again. Here in LA, a sunny morning with a very strong breeze blowing. 63 degrees Fahrenheit, around 17 Celsius. Today I was thinking about, it's November 19th, 2021, and if you can believe it, it's a Friday once again. Here in LA, a foggy, cloudy morning, 55 degrees Fahrenheit, around 13. Good morning. It's June 40, 2020. And if you can believe it, it's a Friday once again. Thank you.
Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. It's a June 14, 2021. And it's a Friday. 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 Once again, 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 it's a Friday, once again, it's a Friday, once again, once again, once again. Once again, once again, once again, once again, once again, once again, it's a Friday, once again, it's a Friday, once again, it's a Friday, once again. Good morning, good morning. Sì, qui diciamo vorrei dire due parole invece sulla serie, cioè sull'album musicale, su It's a Friday Once Again. Non so se qualcuno ha notato appunto questo video di qualche giorno fa. Comunque ho riunito praticamente tutti i pezzi di questa mia, tra virgolette, serie mia di David Lynch. Se qualcuno ovviamente l'ha seguita sa di cosa sto parlando. Comunque, perché l'ho fatto? Perché praticamente... ho notato il video di un ragazzo, insomma un altro tizio, che al 31 dicembre ha caricato questo video in cui ha riunito tutti e 53 venerdì dal primo all'ultimo del 2021, perché appunto sono stati 53, perché il 2021, se avete visto il report di David Lynch, si è aperto con venerdì 1 gennaio e si è concluso con venerdì 1 dicembre. Ora, esattamente quel video, vi metto il link se qualcuno è interessato, è geniale. Perché lui ha riunito questo ragazzo, insomma, questo tizio, nel giro di 2 minuti e 15 ha riunito praticamente tutti e 53 venerdì. E quindi certamente è un capolavoro. Io per esempio non saprei fare poi la grafica, cose grafiche che ha inserito lui. E poi c'è anche il video di un altro tizio risalente a 4-5 mesi fa, che reca il sottotitolo e la descrizione. Il sottotitolo del video è Is a Most Spiritual Film, ovviamente riferito al maestro. Però vorrei fare una precisazione, perché io ho creato l'album eccetera, perché in qualche modo l'idea che ha avuto, il primo che ha avuto l'idea di fare una cosa sul venerdì sono stato io, appunto con questa serie iniziata diciamo alla fine aprile, con l'ultimo venerdì di aprile, 30 aprile, tutti i venerdì di maggio e il primo di giugno. Infatti, se cercate Is a Friday Once Again sul motore di ricerca dovrebbero apparirvi questi tre video, il mio, quello del secondo appunto di quest'altro tizio 34-5 mesi fa di cui ho detto, e poi l'ultimo di questo tizio che sta veramente salendo di visualizzazioni e che risale, come ho detto, al 31 dicembre. Appunto, però c'è il mio primo video, il primo video sul Friday è il mio, che al momento ha più di 4.100 visualizzazioni, però appunto come ho detto ci tenevo a dire questo perché l'idea all'inizio l'ho avuta io, facendo iniziare appunto questa serie musicale. Sì, e in questa serie musicale, in questo primo episodio, diciamo, episodio pilota, infatti così si chiama il video, io riuni praticamente il venerdì, il Friday del venerdì 30 aprile, tutti i venerdì di maggio e il primo di giugno. Ora c'è anche da dire che perché io non ho fatto la serie, diciamo, da gennaio 2021, ho saltato anche, diciamo, praticamente anche luglio e agosto, questo giugno, perché praticamente... secondo me, diciamo, ho iniziato a dire con enfasi il venerdì, a partire diciamo da venerdì 30 aprile. In questo senso io e un altro utente c'entriamo, perché praticamente se fate il confronto tra venerdì 23 aprile e venerdì 30 aprile 2021 potete rendere conto appunto della differenza tra i due venerdì. Perché io un altro utente, in qualche modo, se non erro, il giovedì 22 aprile,
In un commento scrivemmo che avrebbe dovuto aumentare la potenza della frase, o una cosa simile, e io credo che David Lynch in qualche modo ci abbia ascoltato, e abbia letto quei commenti, infatti poi da venerdì 30 aprile è iniziato a cambiare il tono della frase, fino ad arrivare poi, per passare con maggio, fino a giugno, fino ad adesso, col tono classico con cui la dice. Cioè, secondo me, da giugno 2021 fino ad adesso, da giugno in poi, ha iniziato proprio a dirla con il tono con cui la sappiamo noi, cioè con you can believe it, sempre più prolungato e così. E quindi, appunto, se fate questo confronto tra il venerdì 23 aprile e 30 aprile, e cosa che ho anche scritto nella descrizione di questo episodio pilota della serie, potete appunto notarlo da voi. Quindi vi invito a farlo se siete curiosi. Invece, per quanto riguarda appunto l'album musicale, ho riunito praticamente tutti gli episodi che ho caricato tutti i venerdì di settembre fino all'ultimo di dicembre. Non ci sono quelli di giugno, luglio, agosto perché non fui ispirato a quel periodo a, tra virgolette, a comporre la serie e quindi diciamo gli episodi fanno o le tracce fanno riferimento appunto a tutti i venerdì di maggio, come ho detto, l'ultimo di aprile, il primo di giugno. E poi appunto tutti i venerdì di settembre e quello dal primo venerdì di settembre fino a quelli tutti di dicembre. E appunto in fondo e si basa su questo mio motivo principale, sono uscito proprio sulle parole del maestro, ho cercato di inventare una musica che anche se non sono compositore, musicista, quindi è tanto, già tanto questo, comunque una musica che corrispondesse alle parole del maestro. Insomma, io credo di esserci riuscito. Questo poi motivo che ho inventato si divide anche in un motivo 2, motivo 1 e motivo 2. Secondo me il motivo 2, a partire dal 1 ottobre, venerdì 1 ottobre, è proprio il motivo migliore per la sua voce, cioè proprio secondo me l'esatta trasposizione in musica della frase sul venerdì e poi l'inizio del report sul venerdì, perché poi si collega anche l'inizio del report con la frase. E quindi sì, questo, e poi vabbè, un'altra serie, un'altra parte degli episodi, ci cioè sono musiche sempre interpretate da me, però per lo più di Angelo Badalamenti, insomma, per quanto riguarda tutte queste cose tecniche, comunque, se leggete la descrizione, la lunga descrizione, il commento che ho scritto al video, insomma, è completamente esaustiva, ho detto tutto quello che dovevo dire, e qui appunto ho voluto precisare alcune cose. Sì, penso proprio a quel motivo che ho trovato, il motivo 2 soprattutto, ripeto, è l'esatta trasposizione in musica le parole del maestro. E vorrei sapere appunto se qualcuno è d'accordo, insomma, se effettivamente la pensa così, quindi soprattutto chi sta piacendo la serie. E comunque non so per quanto ancora continuerò, perché l'ispirazione mi sta venendo un po' meno, ma vediamo. L'importante era il venerdì del 2021 perché appunto è stato un anno Friday, diciamo, proprio come ha detto il maestro, come avete visto a report. E quindi sì, penso di aver detto tutto, ripeto, leggete la descrizione del video e il suo commento, perché appunto là ho detto tutto. Ho detto tutto, credo, appunto, qui, se dovessi venire in mente qualche altra cosa, ma non penso, il video è già lungo così, la metto in descrizione. Quindi questi video in realtà penso che li metterò più domani. Valgono appunto come pensieri anche per domani, non pensando ad altre cose particolari. In questi giorni sono cose che sto pensando sempre, come ho detto, specialmente pensando non ho sonno. Appunto sono testi che saranno in questi giorni, quindi questi sono i pensieri di questi giorni. Poi forse do solo un indizio per un altro pensiero per i prossimi giorni, il Duca Bianco. E sì, have a great day, everyone, have a great day, sia per oggi, per domani, insomma, perché forse addirittura dopodomani, perché devo avere il tempo di caricare questi video che sono lunghi. Have a great day!